Oggi sono con la nuova Cupra Born e-Boost, che significa che l'elettrica del produttore, quella sviluppata congiuntamente con il resto del gruppo Volkswagen, ma qui c'è già una prima novità, una prima attenzione verso il cliente, perché dall'inizio della produzione, quindi fondamentalmente a differenza di quello che vedete dall'auto che sto guidando, hanno finalmente cambiato quello che era stato imposto dal gruppo Volkswagen, quindi la tecnologia dei tasti a sfioramento sul volante, che vi avevo detto in passato, quando per esempio abbiamo parlato dell'ID3, non erano proprio il massimo, perché inavvertitamente rischiavate spesso di andare a toccarli, specie quelli all'estrema destra, volume e il regolatore della velocità del cruise adattivo, e ci sarà un nuovo volante con dei nuovi tasti su questa versione. Ottimo, davvero un'attenzione, un segno particolare di attenzione, perché hanno ricevuto i feedback e li hanno poi implementati nella versione di produzione. Ma facciamo un salto indietro, perché e-Boost, e-Boost è la versione più potente della gamma, la potete avere da 204 cavalli circa a 231 cavalli, è la versione che sto guidando io. Potete scegliere tra due batterie, 58 o 77 kWh. Vi ricordo che, parlando di Cupra e del gruppo Volkswagen in generale, parliamo di cifre nette. La potenza resta sempre quella, quindi anche la 231 cavalli è disponibile nelle due versioni, 310 Newton per metro di coppia, e devo dire che con queste caratteristiche la Cupra Born diventa davvero un bel giocattolino, perché resta più leggera, magari se avete la batteria da 58, 1800 kg, che parlando di un'auto elettrica non sono cifre così assurde, un centinaio in più se invece andate con la versione da 77 kWh di batteria, e allo stesso tempo ha una buona coppia sempre pronta. Tra l'altro vi metto questa immagine della curva di coppia, che parte come moltissime elettriche in maniera molto lineare, poi va a decrescere, ma è perché è così la tecnologia dell'elettrico, e soprattutto perché ci rende sfruttabile l'auto dal primo istante in cui andate a premere sull'acceleratore fino alla parte alta dei giri del motore elettrico, in questo caso uno posizionato posteriormente. Quindi ancora una volta pollici in su, perché se parliamo di elettriche, ma anche di auto in generale, io comunque preferisco che abbiano o la trazione posteriore o la trazione integrale. È anche vero che una trazione anteriore magari è qualcosa a cui la maggior parte della gente è già abituata, perché non tutti hanno guidato nella loro vita una trazione posteriore, però su un'auto del genere, che vuole anche avere, oltre al look, ne parleremo dopo, una sportività nel modo in cui si guida, è meglio avere una trazione posteriore. Cosa vi posso dire del motore? Oltre a la curva di coppia, che già parla chiaro, ha anche una curva di accelerazione che è perfettamente lineare e che quindi ci riesce a raggiungere il massimo della potenza, quindi quei 231 cavalli, in corrispondenza a un regime in cui la coppia è ancora di 310 granitici newton per metro. Nella vita quotidiana si traduce in un'auto che si guida molto bene, che quando dovete andare a fare un'accelerazione, certo, non vi incolla al sedile come altri modelli magari più sbilanciati verso la potenza pura, però è davvero un'auto a tutto tondo, che ci dà la potenza per i sorpassi, ci dà la potenza anche in situazioni di ripresa, ma allo stesso tempo resta comunque molto gestibile. Poi la magia avviene quando voi andate a premere il tasto Cupra, che qui è ben presente sul volante: a destra il tasto Cupra, a sinistra il tasto delle modalità di guida. In questo caso lei vi scarica a terra, ecco, avete sentito che i telefoni iniziano a sballottolare in giro per l'accelerazione, le forze apparenti generate dall'accelerazione, vi scarica a terra tutta la potenza necessaria, comunque in maniera controllata, perché anche se qui è presente, ed è un altro vantaggio, il tasto che ci va a disattivare le SP, i controlli di trazione sono sempre presenti e quindi evitano slittamenti. È un'auto con la quale ci si può divertire, quindi, ma perfettamente in grado di essere utilizzata anche da chi magari non ha tutta quell'esperienza di guida, complice anche una posizione che qui aiuta molto. Ecco, sulla posizione dobbiamo andare a fare un altro piccolo esame, perché Cupra non ha semplicemente preso un'auto del gruppo, non l'ha ricarrozzata con una delle carrozzerie che nel mondo elettrico è tra le più interessanti, e poi voi stessi ci avete dimostrato che tra le più apprezzate anche nei commenti, ma è andata a lavorare anche sul setup. Infatti su questa Born e-Boost abbiamo un abbassamento di 15 mm sull'anteriore, di 10 sul posteriore,
e sebbene la piattaforma sia la stessa, vi posso assicurare che poi a livello di guida la dinamica cambia molto. È un'auto che si guida molto meno in maniera da crossover rispetto alla ID3 e che quindi diventa anche più interessante, più piacevole, più dinamicamente convincente. Se poi andate a tingere nel catalogo degli optional, a quel punto potete avere anche il controllo variabile dell'ammortizzazione, quindi in quel caso renderla perfetta, perché potete avere un sostegno un pochino più morbido, anche se in realtà l'assetto già di base è molto morbido, e allo stesso tempo irrigidire l'ammortizzazione quando invece volete essere un pochino più grintosi tra le curve. Altra nota dinamica molto interessante è che qui cresce la dimensione dei dischi anteriori, che infatti raggiungono i 340 mm, quindi abbiamo 10 mm in più di diametro rispetto a quelli della Cupra Born tradizionale, quindi la versione meno sportiva, non la e-boost. Se devo forse fare una critica, l'unica a livello di freni, perché frena bene quando andate a pestare bene, è che ha comunque questa gestione dell'attacco che privilegia la rigenerazione, e quindi per poter attingere alla vera potenza frenante, che poi c'è tutta, dovete andare un pochino più cattivi sul pedale del freno, e in quel caso sentirete che i dischi maggiorati vi danno, oltre ad un vantaggio, anche la certezza di fermarvi in spazi molto ridotti nonostante il peso. Chiudo con il comfort, che è promosso perché abbiamo un buon passo nonostante dimensioni molto compatte. Non abbiamo un'auto che va ad eccedere rispetto ai classici del segmento C, e potete vedere come ci sto dietro. Certo, il bagagliaio è un pochino sacrificato, ma chiaramente siamo su un segmento un pochino più compatto. A livello di qualità dei materiali, beh, all'interno è forse una di quelle che preferisco per quanto riguarda la cura anche estetica, la varietà dei colori, delle finiture. Se è vero che qua troviamo delle plastiche, c'è un senso a queste plastiche, perché si tratta di plastiche recuperate dai mari, riciclate e trasformate in un filato molto morbido, che poi è anche resistente, che viene utilizzato per esempio per i sedili. Ma allo stesso tempo nell'abitacolo la varietà di cui vi parlavo sopra si traduce in plastiche molto morbide per la parte alta della plancia, anche sulle portiere laterali. C'è una morbidezza anche nella parte dove io vado ad appoggiare il gomito, e poi tutto questo trattamento lo ritroviamo pari pari all'anteriore così come al posteriore, quindi non c'è una difformità eccessiva nel rendere tutto quello che noi possiamo toccare morbido, piacevole e anche variegato, come vi dicevo prima, a livello di colori e a livello di texture. Il sistema di infotainment è quello classico che abbiamo visto nel mondo Volkswagen, quindi ci ripropone quella parte di tasti a sfioramento a cui dovete fare un attimo l'abitudine, ma se devo appunto fare una lamentela sullo sfioramento, l'unica effettivamente problematica nella vita reale era quella dei tasti al volante, perché questi del clima o del volume sono completamente utilizzabili. Risolti questi, perché appunto l'auto da produzione non avrà i tasti a sfioramento sul volante, è chiaro che tutto il resto è solo questione di abitudine. Così come questione di abitudine anche il dover commutare tra gli specchietti anteriori e quelli posteriori. Ecco, questo forse è un qualcosa che potrei andare a sostituire con dei tasti fisici più volentieri, però anche qui comunque due tasti fisici di base ci sono, e quindi si tratta semplicemente di prenderci la mano e poi al tocco andrete automaticamente andare a gestire queste impostazioni. Android Auto, Apple CarPlay ci sono, per esempio io in questo momento sto utilizzando Android Auto Wireless, quindi abbiamo il top della tecnologia, così come abbiamo il top della tecnologia in termini di aggiornamenti over the air. Infatti il gruppo Volkswagen ha dimostrato che nel tempo, andando a cambiare il software, è riuscito a ottimizzare molto le prestazioni della batteria. E parliamo della batteria. Qui abbiamo 77 kWh, ma come vi dicevo potete scegliere anche la 58 kWh. Devo dire che i consumi, tutto sommato, siamo in un inverno abbastanza freddino. Questa mattina c'erano circa 7 gradi, ora ce ne sono 8-9. L'auto in un ciclo abbastanza misto si sta girando intorno ai 20-21 kWh ogni 100 km. Siamo lontani dall'eccellenza del settore? No, non troppo, però chiaramente c'è un passo in più da fare e probabilmente con ulteriori affinamenti software vedremo qualcosa di ancora più efficiente. Proposte di serie con i cerchi in lega da 19 pollici, tra l'altro sono anche molto carini e allo stesso tempo svolgono funzione aerodinamica, quindi sono riusciti a trovare un bel bilanciamento tra l'efficienza per quanto riguarda
dei consumi è l'estetica, che nel mondo Cupra è chiaramente molto importante. Quest'auto poi ci propone anche uno sterzo progressivo che riesce ad aumentare leggermente il carico quando noi lo guidiamo in modalità Cupra, quindi ancora una volta un passaggio in più dato dall'attenzione dell'esperienza alla guida, perché uno sterzo troppo morbido chiaramente non sarebbe stato l'ideale. Lo sterzo però, essendo proprio progressivo, riesce ad avere la morbidezza che ci serve in manovre, cosa che rende perfetta quest'auto proprio perché ha il carico giusto per chi vorrebbe un pochino più di sportività, ma allo stesso tempo è usabile da tutto, ed è ancora una volta il dualismo che vi raccontavo nella parte della dinamica di guida. Tra l'altro, forse qui in termini di sterzo c'è l'unica critica che io andrei a muovere a questa vettura, e che è quella di un'auto che vuole essere sportiva, lo è nel look, lo è nelle prestazioni, lo è nel motore. Avrei affilato leggermente, perché già con l'assetto, col ribassamento siamo andati nella direzione giusta, avrei affilato leggermente lo sterzo per dargli una maggiore precisione in più. Chiaramente sono lamentele che poi vanno contestualizzate al tipo di auto da cui provenite, perché io ne guido tante, guido anche auto sportive di un certo livello, e quindi è chiaro che con una abitudine e formazione del genere cerco sempre il pelo nell'uovo. Però se dobbiamo identificare quest'auto nell'utilizzo più tradizionale, beh, devo dire che le prestazioni ci sono anche a livello di sterzo, seppur facendole le pulci manca quel piccolo appunto. Per il resto il rollio qui viene ulteriormente ridotto, ed è una riduzione importante rispetto alla sorella ID3, proprio grazie a questo setup, a questo abbassamento delle sospensioni. Per il resto la posizione di guida è interessante, perché comunque è una posizione simile crossover, anche se mai esagerata. Ecco, forse su Smart mi è sembrata un pochino più alta, in attesa magari di vedere la Smart 3. E la visibilità allo stesso tempo è promossa, perché abbiamo un montante che sì, abbastanza grosso, ma utilizzando questa finestrella qui, e quindi creando questa biforcazione, voi riuscite fondamentalmente ad avere un maggior campo visivo sia per la parte anteriore sia per quella posteriore, dove il lunotto è chiaramente di dimensioni ampie, non è troppo rastremato, gli specchietti sono quelli giusti, e con l'aiuto dei sensori e videocamere voi avete un pacchetto visibilità che praticamente non cede il fianco a critiche. Parliamo a questo punto dei prezzi. La versione base di questa Cupra Born e-Boost, quindi quella con la batteria da 58 kWh, ma il motore più potente, comunque costa 42.100 euro. A parte il prezzo, che è sì alto, ma in realtà se l'andiamo a inquadrare bene nel segmento delle elettriche è molto interessante, c'è una formula di acquisto con un noleggio senza pensieri, perché vi dà praticamente tutto, quindi incluse le assicurazioni eccetera eccetera, che da 599 euro al mese risulta molto interessante, perché praticamente voi non andate a pagare manutenzioni, non andate a pagare assicurazioni, e tra l'altro dopo 12 mesi, voi potete andare a restituire l'auto senza aver dovuto dare alcun anticipo, è cosa altrettanto difficile da trovare. In alternativa è disponibile la classica formula con il finanziamento, quindi con 9.900 euro, se non ricordo male, di anticipo. Voi andate ad affrontare una rata mensile di 265 euro, la guidate per 3 anni, e dopo 3 anni decidete se sostituirla, se restituirla, oppure se andare a finanziare la restante parte. Quindi in entrambi i casi comunque formule un pochino più accessibili del solito, perché quei 10.000 euro fondamentalmente sono una cifra che può essere valutata per l'acquisto di un'auto usata, ma a quel punto con una Cupra e-Born nuova voi avete tutti i vantaggi della mobilità elettrica, che in molte città possono essere davvero interessanti, e anche in molte regioni, vista l'assenza del bollo che viene incluso gratuito, per esempio in Lombardia, finora dicono a vita, oppure a prescindere dal caso un pochino più virtuoso della Lombardia, in altre regioni avete non solo uno sconto dopo i 5 anni, perché comunque la potenza nominale dell'elettrico è inferiore rispetto alla potenza massima che raggiunge. Qui siamo 80 kW nominali da libretto, ma in realtà poi avete molto di più, quasi il doppio, con la potenza istantanea che voi potete esprimere con quest'auto. E quindi pagate a prescindere dal cambiamento normativo, quando anche le elettriche verranno tartassate dal bollo, pagate comunque meno. Bene, con questa breve prima anteprima di Cupra Born e-Boost è tutto. Io vi lascio altre informazioni nell'articolo in descrizione, e i consumi alla fine di questo giro li troverete sempre lì, o magari ve li metto qui a schermo nel video. Ci vediamo per provarla nel Brianza Ring, dove farò la prova definitiva dei consumi, così riusciremo a metterla in classifica insieme alle altre auto.
Luigi Melita per HD Motori. Ciao!